Volevo per questa occasione mostrarvi questo che è uno dei progetti che secondo me potrebbe essere interessante soprattutto per il futuro. Parliamo di FreeCAD, che è un CAD 3D. Ecco, prima magari di andare avanti diamo delle definizioni perché magari non tutti sono esperti di queste cose. Il CAD, in realtà lo chiamavo programma per il CAD. CAD è computer aided design, cioè la progettazione assistita dal computer. I programmi per il CAD sono appunto dei programmi, degli strumenti che aiutano i progettisti nel loro lavoro di progettazione attraverso l'uso dei computer. Sono strumenti non nuovi, che esistono ormai da diversi decenni. Però fino a qualche anno fa, fino a più o meno una decina d'anni fa, i CAD più utilizzati erano i CAD bidimensionali, cioè dei fogli virtuali dove il progettista disegnava forme geometriche, linee, punti, eccetera, come se stesse su un super tecnigrafo intelligente. Quello di cui parliamo oggi in realtà è una famiglia di programmi per il CAD dove il progettista in realtà lavora in uno spazio, progetta direttamente le geometrie che intende progettare, sia che si tratti di parti meccaniche, o di architetture, o di strutture ingegneristiche, eccetera. E parliamo quindi anche sostanzialmente di programmi CAD tridimensionali liberi, e FreeCAD è uno di questi. Perché ne parliamo, la motivazione potrebbe essere questa. Questa è una lettera che le aziende produttrici di software inviano alle aziende loro clienti quando hanno anche solo il sospetto che stiano utilizzando un programma commerciale proprietario al di fuori dei termini della licenza che hanno più o meno consapevolmente accettato nel momento in cui cliccano accetto quando installano un programma proprietario. Questa non è inventata, questa è una lettera che io ho ricevuto in quella data, quindi non molti giorni fa, da una nuova azienda multinazionale di software che aveva dei sospetti che qualcuno stesse usando qualcosa di strano, poi ho visto, poi non so se si vede, era abbastanza, particolare. In realtà nessuno stava usando niente contravvenendo a qualsiasi tecnica di licenza, c'erano solo delle installazioni vecchie, datate, su alcuni computer che loro comunque rilevavano, perché come vedete loro raccolgono informazioni, dove informazioni significa informazioni, cioè non utente sul computer quale il programma è installato, date di accesso, orario di accesso e quant'altro. Niente di illegale, perché noi autorizziamo, firmando, accettando la licenza, che questa raccolta di informazioni venga. Quindi un motivo in più per cercare programmi CAD 3D liberi è anche questo. In realtà questo è stato sempre un'icona mancante in questa che io qui ho raccolto i programmi, i software liberi, i primi che mi sono venuti in mente tra quelli, tra i progetti più interessanti e più evoluti. Avevamo Firefox, Thunderbird, programmi di grafica, programmi come Blender, che abbiamo visto tante volte in Next Day, LibreOffice, di cui abbiamo mai parlato abbastanza, che è forse il progetto più importante, il software libero che abbiamo attualmente a disposizione. Mancava un CAD 3D quantomeno utilizzabile, e il bisogno abbiamo visto prima da che cosa è generato. E io mi ricordo che io sono più o meno tutti nelle pause come abbiamo fatto prima vi chiedevano se c'è un CAD 3D libero, e io mi trovo sempre a rispondere: ma guarda,
c'è per tutto, mancano alcuni settori, tra cui il CAD, che secondo me ancora è indietro. Eppure gli ingredienti, come vedete, ci sono tutti. E infatti qualcuno evidentemente ha raccolto questi ingredienti, questi sono gli strumenti, sono librerie grafiche, linguaggi di programmazione, e framework, che li hanno combinati insieme e sono riusciti a tirare fuori FreeCAD. FreeCAD è un progetto che esiste da qualche anno, ogni tanto forse qualcuno di voi avrà anche provato a utilizzarlo, secondo me fino a qualche mese fa non era molto utilizzabile ancora, un progetto molto immaturo, se vogliamo anche molto, comunque che sta in sviluppo. E ci sono tornato qualche tempo fa e ho visto che comunque adesso potrebbe anche essere interessante come strumento, se non di lavoro, ma anche di, comunque uno strumento utile per alcune applicazioni, e per questo ho voluto presentarlo diciamo, in questa occasione. Caratteristiche di FreeCAD, intanto è multipiattaforma. Lo troviamo per Windows, per Mac e per Linux. Nelle distribuzioni Linux lo troviamo nei gestori e nei pacchetti che utilizziamo. Chi utilizza Linux sa dove andare a cercarlo, oppure sul sito di FreeCAD può scaricare gli eseguibili per la propria distribuzione o per gli altri sistemi operativi. Un'altra caratteristica interessante, che secondo me potrebbe essere decisiva dal punto di vista del sviluppo, è quella di essere modulare. Modulare significa che è costruito, pensato come una serie di ambienti di lavoro, ognuno dei quali è utile per fare una cosa in un particolare ambito, poi magari vedremo più in dettaglio. E questo, preso dal sito del programma, sono gli ambienti che attualmente sono disponibili, che uno può scegliere più o meno avanti nello sviluppo, a seconda appunto degli ambienti. Abbiamo gli ambienti, diciamo, ARC, che è l'ambiente per la progettazione architettonica, per chi fa questo lavoro sa che BIM è la parola che adesso va molto in voga, che è lo standard che si sta imponendo per la progettazione, soprattutto architettonica, e FreeCAD da questo punto di vista sta spingendo molto lo sviluppo in quell'ambito, cercando di tenersi pronto per un utilizzo diciamo produttivo da questo punto di vista. Abbiamo gli ambienti classici di CAD 3D, l'ambiente Assembly, che è l'ambiente di assemblamento delle parti, l'ambiente Part Design, che è l'ambiente che permette di modellare le parti. Poi abbiamo ambienti particolari tipo l'ambiente OpenSCAD, che qualcuno mai conosce, che è diciamo, un'interfaccia con il programma OpenSCAD, che è una sorta di linguaggio di progettazione che assomiglia più a un linguaggio di programmazione che a un CAD in realtà, che comunque è molto interessante per le applicazioni. Abbiamo questo FEM, che è l'ambiente che permette di fare analisi di elementi finiti, e questo mi parlo, l'ho provato, funziona abbastanza bene, per quanto magari non sarà diciamo, specializzato come molti pacchetti professionali che magari conoscete e che sapete dal punto di vista economico, che non importa chi vuole avere uno strumento di calcolo e elementi finiti e tanti altri. Inoltre è possibile, proprio perché il programma è strutturato in maniera modulare, è possibile sviluppare degli elementi aggiuntivi che magari fanno cose che gli elementi forniti non fanno. In questo infatti c'è un archivio di aggiuntivi che fanno alcune cose anche che il programma per esempio non fa, e poi magari se riusciamo ne vediamo qualcuno. Ecco, l'installer che qui viene indicato è un piccolo programmino scritto in Python, tra l'altro, che apre questa interfaccia grafica dove è possibile scaricare direttamente
senza dover andare a prendere il pacchetto, metterlo nella giusta directory e trovarselo poi dentro al programma, che permette di scaricarlo. Per esempio qui ho evidenziato un addon che fa, per esempio, permette di mettere su una messa in tavola, cioè sulle viste bidimensionali di un oggetto tridimensionale che si è modellato, mettere le dimensioni. Questo perché attualmente l'ambiente di messa in tavola non permette solo di creare le viste, ma non permette di mettere le dimensioni. E quindi, una volta scaricato in quel modo, ce lo troviamo nel menu degli ambienti disponibili e quindi possiamo semplicemente utilizzarlo. Ecco, questo è un oggetto che io mi sono un po' disegnato, che volevo provare poi a farvi vedere, proprio per vedere come funziona il programma, a vedere come poi si può realizzare un oggetto molto semplice. Proviamo magari a fare qualcosa. Abbiamo il programma, lo troviamo, lo sono scaricato, questo è Ubuntu, lo trovate nel registro dei pacchetti, lo scaricate. Lo apriamo. Questa è la presentazione del programma. E qui troviamo, in questo menu a discesa, troviamo tutti gli ambienti. L'ambiente che ho presentato prima è l'ambiente start, che non è altro che, diciamo, un browser che permette di accedere a una guida, accedere al materiale sul web, aprire un nuovo file di parte e fare delle cose. Questo in realtà lo fanno anche molti programmi proprietari, molti CAD, proprietari presentano all'avvio un'interfaccia che così. Noi possiamo andare sul Path Design, viene aperto un file vuoto. Troviamo uno spazio vuoto che noi proviamo a riempire. L'approccio è più o meno quello dei CAD 3D classici, si parte da uno schizzo e poi si genera la geometria su un piano e poi si genera l'estrusione, una rivoluzione, l'operazione che genera il volume. Se noi andiamo a generare uno schizzo, uno sketch, il programma ci chiede su quale piano vogliamo generare questo sketch, che può essere uno dei piani di riferimento dello spazio, ma poi vediamo, può essere anche un piano che abbiamo magari generato prima. Noi andiamo sul piano XY, ci viene presentato il piano XY e noi andiamo con questi strumenti che abbiamo messo in alto a definire, adesso non mi ricordo le misure, ma poi le vediamo dopo, a definire, diciamo, la vista e lo schizzo in pianta, che era questo qui. A definire questa forma, diciamo la forma del volume, che poi andremo a estrudere. Quindi andiamo a definire, due linee. Quello che è successo, siccome l'interfaccia del programma è selezionabile in modo che uno la usi come è più abituato, l'interfaccia che è impostata in questo caso, che si può risalire a questo menu, forse nel 2D non si vede, richiede che i comandi vengano dati premendo il tasto CTRL o il tasto maiuscolo. Ora io ho una mano sola, quindi non riesco. Questo ci permette di tornare sul piano. E adesso tiriamo un cartellino. Questa. Poi disegniamo due archi, che sono questi. Se noi ci avviciniamo a uno di questi punti, ovviamente lui si accorge e ci propone
con quel icona, non so se si vede, ci propone appunto di attivare questo network. A quel punto l'arco vuole prima il centro, quindi questa situazione questa che qui. Lui si è accorto che, diciamo, io ho scelto questo libro, quindi sposta la geometria di conseguenza. Ovviamente non siamo ancora arrivati perché queste due linee devono essere tangenti agli archi, altrimenti non è esattamente la figura che noi abbiamo disegnato. Qui lo schermo è molto piccolo. Noi dobbiamo dire questi due elementi che devono essere tangenti. Come vedete, tutte queste serie di comandi sono ovviamente personalizzati, come anche in altri programmi di carta di livello superiore. Noi prendiamo, allora, questi due devono essere tangenti, il simbolo di tangente e questo. Abbiamo creato un vincolo di tangente per queste due parti. Lo stesso possiamo fare per tutte le altre. Quando le selezioniamo, diventano verdi, diciamo di essere tangenti. Iniziamo qualche misura, allora quello piccolo ha un raggio di 15, quello grande ha un raggio di 20. Lo selezioniamo. Le dimensioni per lui non sono altro che dei vincoli, per questo sono nella stessa barra dei vincoli, raggio, lui ha messo una quota e ci propone di mettere la misura 15. Questa è la verità. Se vogliamo possiamo anche dire che uno di questi due punti può stare in origine, questo è il vincolo di coincidenza. Manca un vincolo che è, diciamo, l'interasse tra i due archi, che è la norma. Ovviamente noi stiamo cercando di fare un fermo argomento che non è a caso. Questo è il vincolo di distanza orizzontale. È cambiato qualcosa. Lo schizzo è diventato verde, significa che lo schizzo è completamente vincolato, non c'è nessun altro vincolo. Se noi aggiungiamo dei vincoli, lui ci avvisa che ci sono, ce lo dice anche su questa finestra, lo schizzo è completamente vincolato. Se noi mettiamo altri vincoli, lui ci informa, ovviamente i vincoli, se sono coerenti, i vincoli vengono accettati, ma in questa finestra leggeremo che c'è un vincolo in più del necessario. Quindi, diciamo, l'ambiente di sketch è, se voi avete, diciamo, conoscenza di altri programmi simili, l'ambiente sketch è molto, diciamo, allineato dal punto di vista qualitativo con gli ambienti di disegno dei CAD di Platonato. Possiamo chiudere lo schizzo. Questo è il nostro schizzo sul piano fizzizio che non vediamo, che viene utilizzato. A questo punto abbiamo una serie di operazioni che possiamo fare con questo schizzo, tra cui creare un prisma, cioè un'estrusione, a partire da questo schizzo. Qui ci viene chiesta l'altezza, possiamo sia con la rotella del mouse andare a modificare il valore, sia inserire un valore in questo campo. Possiamo anche fare un'altra cosa, qui c'è un'icona che si legge poco. Se noi clicchiamo, ci permette di inserire anziché un valore numerico una espressione, cioè un valore, un'operazione cui il risultato sarà il valore della altezza. Non è questo il caso.
che non dimentichiamo, è anche il mondo. Dobbiamo creare due fuori, questi sono due fuori con uno smusso. Dobbiamo creare il fuoco su questo piano. Tenendo il mondo il tasto comfort, noi ci avviciniamo al piano, lui ce lo evidenzia invitandoci a cliccare. Se noi ci clicchiamo, lui ci risolve. Se noi adesso clicchiamo sull'icona dello schizzo come abbiamo fatto all'inizio, lo schizzo verrà generato sopra questo piano. Dove generare la singola cerchia? Non in un punto qualsiasi, ma nel centro dei due archi che abbiamo generato prima. Per farlo dobbiamo dire allo schizzo, questo qui, di collegare gli elementi che stanno sul suo piano allo schizzo corrente. Quindi noi andiamo a selezionare questo arco, come lo evidenzia, con i suoi punti intorno e quest'arco. Solo adesso possiamo andare a utilizzare quei punti e quegli archi come elementi dello schizzo. Ad esempio, disegniamo qui sopra due centri. Con il centro, con l'incidente del centro di arco. Uno di bianco, 15, uno di bianco. Quindi raggio, adesso lo possiamo fare. 15 diviso 2. Se fai un punto. Se lo scrivo qui. Come vedete possiamo anche dare un'etichetta a ciascuna delle quote che noi mettiamo, perché se fossero tante noi dovremmo riuscire a ritrovarle, quindi possiamo anche assegnare dei nomi, qui sono generici, ma possiamo anche indicare un modo più intuitivo per noi. Lo schizzo è completamente vincolato, andiamo a chiudere, lo schizzo è sul piano dove l'abbiamo segnato, questa è la funzione che crea una tasca o comunque un'istruzione negativa, diciamo, a togliere il volume. L'altezza noi potremmo anche scriverla, oppure possiamo scegliere di farla che attraversi tutte le geometrie che sono presenti, e quindi lui è anche interessante come vedete. Okay. Ci mancano gli smussi fuori e i raccordi sui bordi esterni. Noi selezioniamo le linee che vogliamo smussare, l'elemento smusso è questo qui, lo smusso della 2 mi sembra, non è totale, ma con il rapporto. Abbiamo creato gli smussi, allo stesso modo creiamo dello fondamento o raccordo. La sinistra degli oggetti è molto, se non scrivo così, non si avvicina. Aggiungiamo. Si aspetta che dobbiamo fare qualcosa con i bordi, ci propone una delle due icone in comune che troviamo anche in assoluta. D'accordo, lui l'ha già generato, ma proponendo un grado, noi lo vediamo già da qui. L'oggetto è finito. Dobbiamo saltarlo. Il formato del file è questo che vedete qui, FCSD.
potremmo anche andare avanti e strutturare questo file in STL, se vogliamo che non stampare lo stampante lì. Io l'ho esportato in STL, l'ho importato in un programma per stampare 3D, ho generato il suo file, l'ho messo